Benvenuti a questa nuova edizione di TG Salute e dintorni, il telegiornale dell'ASL CN1 e dell'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo. Vediamo con il supporto del nostro sommario quali sono gli argomenti oggi in primo piano. L'ospedale di Saluzzo ha la risonanza magnetica articolare. È stata acquistata grazie al contributo di Biperbanca su proposta di Fondazione CR Saluzzo. A Cuneo è stato attivato il registro delle protesi mammarie, una garanzia in più per le donne operate al seno dopo un tumore. Rinnovata fino al 2022 la convenzione tra ospedale Santa Croce Carle e patronati per lo sportello sociale. Il servizio è in crescita con circa 300 accessi all'anno. E andiamo subito a Saluzzo perché l'ospedale ha una nuova risonanza magnetica. È stata acquistata grazie al contributo di Biperbanca e di Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. Avere la risonanza magnetica articolare a Saluzzo è veramente sempre il coronamento di un sogno. I cittadini troveranno in questo luogo una risposta a tutti i bisogni di tipo sanitario. Quando tutti fanno un passo indietro, tutti insieme si fa un passo avanti e credo che l'acquisto di questa macchina sia una grossa opportunità per il territorio saluzzese e per tutti i suoi abitanti. Con queste cose vogliamo essere vicini ai territori proprio anche con questi fatti concreti. E a Cuneo è stato invece attivato il registro delle protesi mammarie. Si tratta di una garanzia in più per le pazienti, per le tante donne operate al seno dopo un tumore. L'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo ha aderito alla sperimentazione. Ci racconta tutto il responsabile della chirurgia plastica dell'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo. Abbiamo sempre impiantato protesi di massima qualità e di questo abbiamo la certezza e una garanzia per i pazienti. Da questo momento in avanti avremo una rendicontazione precisa, numero di lotto, numero di produzione di ogni singolo pezzo impiantato nei pazienti. Ora più che non in passato è scaturita la necessità di far partire questo registro di tracciabilità delle protesi perché eventi di carattere più mediatico che reale hanno portato a definire un problema, quello del linfoma grandi cellule, che è un tumore particolare associato alle protesi mammarie, come un'entità potenzialmente pericolosa. Rimaniamo a Cuneo ma ci spostiamo nel presidio del Carle per raccontarvi che cosa fa la nostra reumatologia, grazie ai dipendenti e ai pazienti soprattutto che ci hanno permesso di raccontarvelo. Le malattie reumatiche colpiscono molto spesso i giovani e soprattutto le donne. Prevalentemente le articolazioni, i tendini, i legamenti, ma possono anche essere malattie diffuse a tutto il corpo, quando sono le malattie autoimmuni, che colpiscono cioè il sistema immunitario. A Cuneo, nel presidio del Carle, la struttura di reumatologia diagnostica e cura le malattie reumatiche attraverso una rete di professionisti e con tecniche all'avanguardia come in poche altre strutture ospedaliere italiane. È assolutamente importante che vengano diagnosticate in fretta e curate con un approccio completo alla persona. Quindi non solo farmaci, ma un lavoro di squadra che fa la differenza, come raccontano anche gli stessi pazienti. Esperienza unica in Piemonte, nel nostro ospedale, la figura del terapista occupazionale che accompagna il paziente nel suo percorso di adattamento all'ambiente, all'attività fisica, nonostante le limitazioni, il dolore che possono comparire in queste malattie. È un'isola in cui trovare conforto quando arriva una diagnosi di una malattia invalidante o di un cancro. Lo sportello sociale attivato in ospedale a Cuneo con la collaborazione dei patronati è punto di riferimento per richieste di sostegno economico e di permessi di lavoro. La convenzione tra ospedale e patronati è stata rinnovata fino al 2022. Dopo 2 anni di sperimentazione possiamo dire che al nostro sportello ci sono stati parecchi accessi, nel primo anno ci siamo attestati sui 250 accessi, mentre nel secondo siamo arrivati a 300 e adesso speriamo di poter implementare la nostra attività. Il fatto di poter agevolare tutti i pazienti nell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali presso lo sportello è veramente una velocizzazione dei tempi. Chiaramente ci aspettiamo una crescita e uno sviluppo di questa attività che rimane un'attività a valore assoluto perché di fatto la sperimentazione è una delle prime a livello nazionale.
La ventilazione a domicilio è stata al centro di una giornata di formazione ospitata nella residenza Sant'Antonio a Cuneo. Teoria e pratica che vediamo nelle immagini. Abbiamo deciso di fare questo corso perché riteniamo che ancora ci siano da chiarire con gli operatori locali e anche un po' più distanti quali sono gli aspetti della gestione dei pazienti che vanno incontro a un'insufficienza respiratoria. Più o meno in questo momento direi che ci stiamo avvicinando a quasi 3.000 pazienti di tutte le tecniche di ventilazione, quindi non solo i pazienti tracheostomizzati, che sono intorno a quasi 100 ormai, solo qua a Sant'Antonio ne abbiamo una ventina. Tornano le cattedre ambulanti della salute. L'iniziativa è stata attivata dalla Compagnia del Buon Cammino grazie alla collaborazione di Ospedale Santa Croce Carle di Cuneo e ASL CN1. Medici e infermieri durante le camminate nelle vallate cunesi spiegano ai partecipanti cosa fare per prevenire le malattie e come stare meglio. Hanno tolto i camici e indossato gli scarponi da montagna per camminare insieme ai cittadini, dando loro consigli utili su prevenzione e pronto intervento. Sono i primari, medici e infermieri con i dirigenti dell'ospedale di Cuneo. In Santa Croce Carle, insieme alla compagnia e rete del Buon Cammino, ha organizzato la nuova edizione delle cattedre ambulanti della salute, coinvolgendo ASL CN1 e per il primo anno anche l'ASL CN2. In un ambiente meraviglioso, la possibilità di aprire l'ospedale alla comunità. I consigli erano legati anche al contesto diciamo naturale, splendido, in cui ci siamo trovati. Abbiamo parlato di morsi di vipera, abbiamo parlato di perdita di coscienza, abbiamo parlato di ustioni. È bello riuscire a condividere con le persone la nostra esperienza quotidiana e trasmettere un pochettino quello che riteniamo più utile perché il servizio sia buono per tutti. Abbiamo sempre una partecipazione crescente, abbiamo soprattutto la grande disponibilità dei medici che vengono gratuitamente a relazionare su temi attinenti alla salute, perché crediamo che il camminare sia un farmaco costo zero e che quindi sia anche un alleggerimento delle spese sulla sanità. E questa era la nostra ultima notizia. TG Salute Dintorni vi dà appuntamento come sempre alle prossime edizioni, ma intanto vi ricordiamo che potete continuare ad essere informati sulle tante iniziative di ASL CN1 e di Ospedale Santa Croce Carle di Cuneo seguendo le nostre pagine Facebook ufficiali sia dell'ospedale che dell'ASL, consultando il sito di informazione sanitaria salutedintorni.info e se volete comunicare con noi potete scriverci a ufficio.stampa@asl-cn1.it. Grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima edizione di TG Salute Dintorni.